Eccoci, adesso vi farò vedere come si stila una camicia da uomo e quali sono le regole principali. Cominciamo innanzitutto con inumidire la camicia. Si comincia con inumidire la camicia in quanto serve a rendere il tessuto più morbido e quindi a stirare con più facilità. Fate naturalmente attenzione a nebulizzare bene l'acqua, poiché si potrebbero formare delle macchie che vi costringeranno a rilavare la camicia. Adesso stendete il collo della vostra camicia sopra l'asse da stiro e con il ferro da stiro già caldo cominciate a stirarlo da un verso all'altro. Dopo il collo sistema sulla curva dell'asse la parte alta, stirando da una spalla il carré e infine l'altra spalla, facendo una buona pressione su tutte le cuciture. Adesso si passa al polsino della camicia, stirandolo in aperto. Questo è l'apposito manicotto per stirare le maniche. Inserire una manica in questo accessorio serve a non formare delle pieghe. Cominciare a stirare la manica dalla spalla al polsino, facendola girare intorno al manicotto. Fate sempre una bella pressione su tutte le cuciture. Tirate in su la manica e stirate infilando la punta del ferro nelle pence del polso del fondo manica. Fate attenzione a non formare delle pieghe. Per eliminare l'impronta del ferro, spruzzategli dell'acqua o immergete il tessuto in una soluzione di 5 cl d'acqua e 2 pizzichi di polvere di borace, oppure passate sulla macchia un batuffolo di cotone imbevuto di acqua ossigenata a 12 volumi. Se invece non avete il manicotto o la manica vi piace stirata con la piega, partite appoggiando bene la manica nell'asse da stiro, stendendo bene con le mani, avendo la sensazione che il tessuto sotto non formi delle pieghe. E dopo aver allineato la cucitura sotto l'ascella, stirate la manica, come vi ho spiegato prima, dal polso alla spalla. Prima da un lato e poi dall'altro. Dovete stirare sempre molto bene le cuciture perché potrebbero grinzare. Per ultimi si stirano il davanti, il dietro e il davanti. Si parte dal lato senza bottoni della camicia. Il tutto stirando dal basso verso l'alto e girando la camicia intorno all'asse da stiro. Naturalmente anche qua le cuciture, ma soprattutto dove ci sono gli occhielli, vanno stirate facendo bene pressione col ferro.
Vi ricordo inoltre che stirare una camicia da uomo con un ferro a vapore a mano ci vogliono dagli 8 ai 10 minuti. Si stira per ultimo la parte con i bottoni, sempre dal basso verso l'alto. Io amo spruzzare l'appretto perché consente una stiratura perfetta e scorrevole su tutti i tessuti, sia asciutti che umidi, con qualsiasi tipo di ferro. Agitate la bombola e spruzzate da 20-25 cm di distanza circa. E poi si stira. Inoltre l'appretto conferisce ai tessuti una nuova freschezza e una gradevole profumazione, evitandone l'usura e l'ingiallimento. Ok, il risultato è perfetto!